Ciao a tutti, qui Mico Sentino. Oggi per l'intervista studenti è qui con me Giovanni. Giovanni ha iniziato a studiare con noi qualche mese fa e ha già ottenuto grandiosi risultati. Ciao Giovanni, benvenuto all'interno di questa intervista. Giovanni lavora nell'ambito fitness, palestre, via dicendo. Adesso ci racconterà un po' la sua storia, che cosa fa di mestiere, come è strutturato, che cosa faceva prima di conoscere noi e come poi ha migliorato il suo mestiere, la sua attività con le dritte che ovviamente ha imparato in infomarketing. Ciao Giovanni e benvenuto. Ciao a tutti ragazzi, grazie amiche di questa bella opportunità che mi dai di raccontare a te e a tutte le persone che ci seguono la mia esperienza e il mio lavoro. Io nasco un po' come te, amiche, perché comunque io ho fatto una carriera importante nello sport e ho cominciato nel nuoto. E ho fatto subito un periodo di attività agonistica nel nuoto e poi mi sono proprio buttato nella palla a nuoto. All'età di 15 anni, per una situazione mia personale, mi sono trovato a difendermi da un attacco di bullismo a scuola. Sembrerà assurdo, ma ti posso garantire che è successo così. E in poche parole, mi sono difeso e un ragazzo che mi ha visto come mi ero difeso da quest'altro ragazzo e ho cominciato a frequentare dei corsi di kickboxing, dove ho intrapreso tutta una carriera e sono diventato campione italiano e poi ho deciso di passare nel professionismo e sono andato a vivere in Thailandia per 5 anni. È diventata la mia passione, dove l'ho portata avanti per altri 14 e insomma mi sono tolto un bel po' di soddisfazioni e quando sono tornato a casa portando avanti la mia carriera, perché ho vinto dei titoli molto importanti, tra cui anche il titolo mondiale dei supermedi, e ho aperto una palestra perché comunque il mio obiettivo era quello di, un indomani con il mio nome, creare un continuo e non fermarmi semplicemente a essere un pugile, anche perché purtroppo non è uno sport pagato, non è uno sport che ti dà una lunga Certo. vita, e anzi, il fatto che ce ne sono uscito abbastanza bene così sembra è già molto positivo, perché ci sono persone che non finiscono bene. Comunque, questo è per raccontare un pochino a tutti da dove sono partito, e sono partito veramente da sotto zero. Quindi so cosa vuol dire farsi la gavetta, farsi il culo, e comunque ho avuto degli insegnamenti importanti grazie allo sport. E poi da lì sono diventato proprio un vero e proprio imprenditore. E ho aperto una palestra giocando sul mio cognome. Io mi chiamo, come hai detto te, Ready. Le mie palestre si chiamano Hashtag Ready, che sta per pronti. E ho avuto insomma delle buone idee, però comunque, come sai bene, a un certo punto l'istinto, l'intuito, la voglia di fare non basta più. Esatto. Quindi, come sono arrivato a te? Sono arrivato dopo una serie di cose che avevo in mente nella testa, cominciando un po' a leggere e studiare. Poi c'era questa persona che continuava a apparirmi di continuo su Facebook, che diceva cose, e dicevo: cosa cavolo sta dicendo questo mica cosentino? Però poi ho sentito subito che era una persona che parlava come parlavo io, cioè mi ha dato subito questa impressione, cioè ho trovato subito un feeling con te. E io un giorno ho detto: clicca qui, ho detto ci ho cliccato, mi ha chiamato la Rosi, mentre ero per strada, tra l'altro stavo tornando dalla fiera del fitness a Rimini, lei se lo ricorda benissimo, e le ho detto: no, cavolo, voglio venire a questo evento, ma cosa fa di preciso questo Mick Cosentino? Perché ho visto un po' di cose, l'Accademia Network Marketing. Lei che mi ha spiegato, ho detto: cavolo, sì, vengo a Rimini, lo voglio conoscere, ma nel frattempo cosa posso fare? Perché non voglio stare qui fermo. Quindi mi sono fatto un po' di conti e, come al solito, i soldi non bastano mai, perché comunque non è che navigavo nell'oro, perché mi sono fatto tutto da zero, senza soldi. Poi ho avuto anche un pochino di problemi personali, come comunque hanno tutti i Certo. cristiani. Questo per far capire anche un po' alle persone che ci sentono e ci ascoltano, che, come del resto te, Mick, cioè, non nasce nessuno con l'oro in Sì. tasca, e bisogna darsi da fare, e anzi, a volte superare i nostri limiti, perché se no ci si ferma subito alle nostre percezioni, alle nostre idee, Certo. senza essere bene informati di quello di cui si sta parlando. Quindi cosa succede? Che in poche parole
mi sono ho strisciato la carta, mi sono fatto l'Accademia di Network Marketing, Che liberati tra l'altro adesso dall'Accademia. non esiste più. Tutti e due i prodotti che adesso sono chiusi, non ci Sì, sono io più. Eh ho avuto una botta di culo perché poi che verrà sì, sono dopo stato qualche un giorno ho chiuso tutto. Sì. Sì, lo so perché poi a Liberati delle Catene l'hai detto, ho detto ma che culo, ce l'ho ancora. Tra l'altro ogni tanto l'ho anche riguardato per alcuni punti e ci ho preso spunto sul mio infoprodotto. E allora cosa è successo? Che in poche parole, quando sono venuto, ho passato tutta l'estate a studiare veramente in una maniera disumana, penso che la tua tutor, la tua consulente, la Rosy, l'ho massacrata, però dai, la sentivo comunque sempre abbastanza contenta. Sì. E niente, quindi cosa è successo? Che poi sono venuto a Liberati delle Catene e mi si è aperto proprio il mondo perché ho trovato, cioè, è stato veramente bello Liberati delle Catene come evento perché mi è piaciuto, a parte come tieni il palco, ma guarda, te lo dico con tutto proprio la massima Grazie. sincerità, ma perché siamo io e te, ho detto anche questa cosa a tante altre persone perché sei veramente uno in gamba, parli bene, c'hai il ritmo, poi un sacco di informazioni di veramente, cioè, paccate di roba a disumane. E detto ciò, sapevo già che tanto avresti lanciato qualcosa perché più o meno l'avevo parlato con Rosy. E quando hai lanciato il tuo InfoEats, ho detto cazzo. Cioè, non me le frega niente a costo di andare a vendere l'oro della comunione. No, l'oro della comunione no, perché l'avevo già venduto per andare in Thailandia quando ero più vicino. Però ho detto, non devo trovare il modo perché sono sicuro che andando avanti in questa strada riesco a tirarci fuori qualcosa di buono. Parto dal fatto che io quando ho cominciato a studiare Accademia Network Marketing non ne sapevo niente di business online. Non avevo neanche un computer portatile, ci tengo a precisarlo, e avevo un computer fisso, quindi roba proprio vecchia, brutta, così, però credevo molto nel business online. La cosa che mi è piaciuta un sacco, che hai fatto trasparire da subito, che è fondamentale sapere tutte determinate cose per quanto riguarda il business online, ma tu riesci a fare anche business nel mondo offline. Quindi io che avevo Certo. un'attività, cioè dicevo, ma come posso portare la mia attività nel mondo dell'online e dall'online riportarla nell'offline? Era questo che cercavo di capire con il materiale che mi hai dato, con tutti i video che hai fatto, tutto parte che ti segui da tutte le parti, ormai vedo più te che la mia mamma, però comunque, il senso è che comunque cercavo di medesimarmi di questa roba qua perché cioè, mi rendevo conto che non solo era il futuro, ma era già un presente che nel mondo di oggi tante persone, grazie a quello che fai, potevano crearsi un mestiere oppure Certo. allargare proprio il suo business. Quindi, ho comprato InfoEats, che è veramente uno dei migliori investimenti che ho fatto nell'ultimo 10 anni. Grazie. No, veramente, si vede che ho fatto veramente, veramente bene. Cosa succede? Io ho detto, bene. Devo capire ora cosa voglio lanciare come infoprodotto, quale business online insomma voglio fare e soprattutto la credibilità mia qual è. Allora, usando tutti i tuoi report e tutte le cose che ho visto insomma di materiale e quant'altro, ho capito che ero visto come imprenditore del fitness. Non volevo fare qualcosa direttamente subito legato al mio sport passato. Perché, come ti ho detto, Certo. cioè, seguire per la mia azienda e allora ho capito che io ero visto più come un imprenditore del fitness. Bene, però io ho detto: cazzo, io sto venendo da un periodo dove sono partito come palestra low cost e le voglio portare non che le persone vengano a me perché costo poco, ma perché cazzo sono bravo a fare quello che faccio. Esatto. E quindi cosa succede? Che devo cominciare a creare valore, creando un posizionamento, creando un'autorità e soprattutto spiegare alle persone perché faccio queste cose qua e quanto sono bravo a farle. Però se non mi è riconosciuta questa cosa, diventa per me difficile. Quindi sono partito cauto e praticamente in palestra vendono, perché io ne ho più di una, ormai una catena, ne ho tre in Toscana, e praticamente io vendevo, compreso nell'abbonamento, il programma di allenamento. E la cosa che mi faceva incazzare è che c'erano tanti trainer, che dicevano di chiamarsi trainer, che comunque queste cose qua le facevano pagare, però magari non avevano una palestra. Ho detto, scusami, ma se le fanno loro, perché non lo posso fare io? E soprattutto, visto che
25 anni che sono nello sport. Ora, non sono Mago Merlino, perché comunque sono un ragazzo che ha 30 anni, però succede che il mio, lo so, perché non me lo devo fare conoscere anche nelle piccolezze? Perché il mio obiettivo è quello di lanciare poi dei prodotti dove le persone riconoscono me. Certo. Ho detto, io voglio creare il brand Re di Giovanni. È Sì. questo, però sono dovuto partire da dei piccoli passi. Quindi ho detto, bene, parto da quello che ho nella mia attività. E intanto tutto quello che compri extra abbonamento, siccome viene dalle mani di Re di Giovanni con una squadra di channel di oltre 50 persone, lo comincia a pagare. E in poche parole, come sorpreso, io ci tengo a fare questo esempio qua perché è veramente fantastico. Cioè, il fatto di aver preso, cioè, come questa cosa qua, okay, e ti dico che è compreso nell'abbonamento. E poi dico, guarda, tutto questo, credimi, l'ho imparato da te e dai tuoi corsi. Cioè, Sì, proprio sì. me ne Io proprio ho fatto il salto di cambiamento di mentalità e ho dato questo. Bene, ti do questo che ho preso la manometta, te lo giro così, stessa identica cosa, experience diversa, quindi diventava che avevi un pochino più di assistenza, ti consideravo magari di più in sala, queste Certo. cacate qua, però me lo pagavi. È una cifra simbolica, quindi lo pagavi da 10 euro a 30 euro. Io ho fatto un calcolo che la media che sto vendendo ora è intorno ai 15 euro, quindi si sta parlando del niente, ok? E io ho cominciato a novembre, ho fatto una riunione di tutte le con tutte le palestre, con tutti i trainer che purtroppo sono tanti ragazzi in gamma, vengono però da una scuola con delle loro idee, è difficile far cambiare la mentalità, Certo. soprattutto in questo settore. E lo sai bene perché li segui tantissime persone frequenti la palestra. Qui cosa succede? Che ho detto da oggi funziona così, punto e basta. E abbiamo messo nero su bianco come farlo. È stato un po' un marketing educativo. E a quel punto basta. In 70 giorni ho fatto 24.000 euro. Così. Finita la storia. Fantastico, fantastico. No, è bello perché, ecco, sei proprio l'esempio eclatante di come le strategie di infomarketing possano essere applicabili anche a realtà offline, no? Io ogni singolo giorno non hai idea di quanta gente mi chiede, ah, ma anche per me va bene, anche per me va bene, anche per me va bene. E le persone veramente non si rendono conto che l'infomarketing è un po' come il pongo, no? Cioè, sulla base di quello che ti serve fare, devi semplicemente modellarlo e adattarlo a quella che è la tua realtà, ma cosa ancora più importante, l'acquisizione di una nuova mentalità, che è poi quello che vediamo sempre nella week 2, che vi dico sempre di ripetere, 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 vi permette proprio di guardare le cose in maniera completamente diversa e ragionare in maniera diversa, così da applicare al meglio tutto questo. Quindi bravo, perché hai veramente applicato alla lettera gli insegnamenti, e sono certo che ovviamente questo è il primo tassello di tanti risultati che sicuramente arriveranno. E dimmi un po', Giovanni, come questa è una cosa che mi piace sempre affrontare, mi è venuta adesso in mente come domanda. Sicuramente sarai cambiato a livello personale. Anche a livello di comportamento, a livello di parlato, perché magari comincia a dire, ah, vogliamo fare questo, facciamo questo. E quando una persona comincia a cambiare, ovviamente le persone intorno cominciano o allontanarti o insultarti o cercare di dirti, ah, ma dove vuoi andare? Stai basso, e via dicendo. Ti è capitato? E se sì, io so già probabilmente la risposta, perché è inevitabile. Come hai affrontato questo periodo, che è un po' anche il periodo che può anche fare un po' paura, ma nel momento in cui lo superi e cominciano ad arrivare i risultati, ti rendi conto che è la scelta migliore che tu abbia mai fatto. Allora, cercherò di non dire troppe No, parolacce, no, facciamo una guarda, sessione. intanto non mi bannano, quindi puoi andare a ruota libera. Allora, perché come si dice, c'è un po' una chiacchierata colorita, no? Come si dice. Allora, partiamo dal presupposto che non me ne frega un cazzo, perché io, cioè, personalmente, comunque vengo, cioè, mi sono fatto veramente da solo e ho avuto delle esperienze abbastanza pesanti e spero un giorno anzi di poterle condividere tante di queste cose. E detto ciò,
Io ti dico, sinceramente parlando, che non me ne frega proprio niente, perché è normale che quando cominci a girare i video e cominci a parlare di quello che te sei, le persone dicono: ah, guarda che coglione, ora si è messo a fare anche questo, cos'è? La Vanna Marchi del fitness. Ma io me ne sbatto proprio assolutamente. Come dico sempre ai miei collaboratori, se qualcuno ha qualche problema, sa dove sto di casa, mi suono al campanello. Se E no, non verranno assolutamente. mai, perché ovviamente. Sì, no, ma guarda, scusami, non la volevo mettere nel senso di menare le mani, perché No, ma anche non. solo proprio a dire, a parlare, perché la gente veramente ha paura di dire cose in faccia, poi sostanzialmente. No, perché è facile, è facile giudicare una persona che comunque. Io penso che, sinceramente parlando, quello che ti insegni è di metterci la faccia in quello che fai. Quindi, se te sei un cazzone, in un secondo caschi in un castello, come un Certo. castello di sabbia. Esatto. Se invece sei una persona che sei valida, vai, vai avanti, e anzi, creerai sempre di più i tuoi fan e i tuoi nemici. Però io penso che una persona che nel mondo di oggi si sveglia e almeno a mezzogiorno non ha fatto incazzare qualcuno, vuol dire che qualcosa di sbagliato lo sta già facendo. Esatto. Seconda cosa, il mio albero dell'autorità, come dici te nel corso, sarà sempre più che vado avanti, più che sarà ristretto. Io sono sicuro che te, quando farai questa, quando la pubblicherai, io ho fatto quattrini su questa roba qua. Cioè, è normale che qualcuno mi dirà: visto, c'è tutti i coglioni che gli vanno dietro. Però sta anche il fatto Esatto. che tante persone che parleranno male di me, grazie a questi qua, io otterrò molti più risultati. Certo. Perché? Perché se metto la faccia in quello che faccio, ho un biglietto da visita, come tutte le persone del mondo posso sbagliare, però su quello che dico giusto, penso che di avere dei meriti, e in quello che faccio comunque è mettere la mia passione, che è diventata un mestiere. E nel mio mestiere ci metto il cuore, la testa e il coraggio. Quindi, se vuoi sentire altre persone che fanno o dicono di fare quello che faccio io, vai da lui, non c'è assolutamente problemi. Di qualche personaggio è normale che io parlerò male, perché è la mia controversia, quello che io non vorrei essere. Se a questa controversia gli darà fastidio, gli brucerà un pochino lo stomaco, e se ha qualche problema può incontrarmi, può parlare tranquillamente con me, e può avere un confronto naturalmente pacifico. Se vuole discutere, problemi suoi. Però quello che ti voglio far capire, sicuramente è una cosa che è da apprezzare, quella che ti insegni, e lo dico veramente con il cuore, perché se tu sei una persona valida, e invito a tutte le persone di non aver paura di sperare o di provarci almeno a diventare una persona valida in quello che è il proprio mestiere, tu insegni veramente a un passo 1, passo 2, come arrivarci. Perché ascolta questa intervista. Il discorso è molto semplice. Se io veramente volevo fare soldi, come è l'obiettivo di questo corso qua, il discorso è semplicissimo. Avrei cominciato a vendere qualcosa che oggi non sono forse pronto per esprimere o per proporre alle persone. Quindi io sono partito non da zero, da meno uno, a lineare quello che è il mio team. Io l'ho scritto nella community, ho Sì. detto: non solo ho migliorato delle entrate che comunque mi rimangono in tasca, punto, ma ho anche allineato una scuola di pensiero nel mio team. Quindi chi ha l'azienda, chi è offline, questo lo deve fare, è fondamentale. Perché se te dici: te lavori da me e si lavora in questa maniera e proponiamo questo servizio in questa maniera qua, e poi te dopo non lo fai, vuol dire che te hai sbagliato qualcosa anche nell'approccio, e Certo. questo è un grandissimo errore. Invece, grazie a questo corso qui, sono riuscito anche a allineare in maniera più veloce tutto il mio team. E di quello che pensano gli altri non mi interessa, Grande, proprio te lo dico grande. sinceramente. Questa è la mentalità giusta, bravo. Ascolta, Giovanni, un'ultima domanda che la faccio sempre in chiusura. Oggi ovviamente tu hai fatto tutti gli step, no? Cioè hai avuto il momento di titubanza dove magari dici, ma questo che cacchio dice? Ma chissà se funzionerà per me, non funzionerà per me. Poi hai preso coraggio, sei saltato, dopo che sei saltato hai acquistato Info Marketing X e via dicendo, hai iniziato ad applicare e poi ovviamente sono arrivati i risultati. Quindi per te oggi potenzialmente, se uno ti guarda e dice, ah, vabbè, è facile parlare. Sì, no, però aspetta, perché ci sono persone che ovviamente partono oggi allo stesso identico livello o magari più agiate di come sei partito tu. E quindi ti chiedo, come chiedo sempre, se potessi dare
un consiglio, una spinta, un qualcosa motivazionale o meno, o anche magari logico, a chi in questo momento si ritrova davanti, magari, che ne so, al computer e dice compro o non compro, compro o non compro, oddio, non lo so se devo passare, forse non va bene per me, via dicendo, e a tutte le seghe mentali che giustamente gli invadono il cervello, che cos'è che Giovanni Reri oggi direbbe? Allora, io ragazzi vi consiglio semplicemente una cosa, qualsiasi cosa che vogliate fare nella vita e prendete una decisione di portarla avanti. Quindi se avete scelto di comprare questo prodotto o di percorrere questa strada, vi posso garantire una cosa, che è adatto a tutti, che si può partire da un livello no zero, sotto zero, e piano piano imparare a questo giusto approccio, e anche tutte le tecniche sono spiegate molto bene. Vi posso garantire che oggi io ho tante tecniche, soprattutto quelle più tecnicismo, funnel, discorso del sito e quant'altro, non sono in grado di farle tutte da solo. Quando ho delle domande da fare, qui c'è un'assistenza che è molto buona. E quando ho bisogno di prendere delle informazioni che mi aiutano per migliorare il mio lavoro, magari vado da una persona che fa questo di mestiere, tipo io il sito, mi faccio dare una mano e me lo faccio costruire. Quindi non vedo quale potrebbe essere la vostra paura, proprio non la riesco neanche a immaginare. L'importante è che decidete di partire, farlo, e se pensate che schioccate le dita e arrivano soldi, quattrini o quant'altro, non dovete No, comprare anzi, semplicemente possono andare anche un da altri. prodotto, potete andare da Mago Berlino e magari fatemi capire anche a me come Anche funziona, a così la me, prossima anche a me, volta vorrei averla la ci bacchetta. facciamo un bel pulmino, Esatto, eh? esatto. Non so, mi viene da dire questo. Poi sicuramente una cosa che magari prima non ho detto bene, cioè io ho imparato anche un pochino di più a tipo, cioè, sembra stupido, eppure dici: no, ma te sei ex campione del mondo, sei abituato magari a montare sul ring con tutte le persone che ti guardano e ti picchi. Sì, ma io parlo davanti a un cellulare e non mi riusciva. Cioè, quindi cioè, aumenti le tue capacità. È normale che diventi, cioè, se queste cose qua le metti tutte in pratica, dopo sei una persona diversa, ma è ovvio. Cioè, questo è ovvio. Certo, perfetto, perfetto Giovanni. Allora, che dire, riepilogando, hai fatto veramente un grande salto in avanti. Sono certo che, come detto, sarà solamente il primo passo di tutto quello che potrà arrivare in questo 2019 e oltre. Hai parlato di. Se faccio, io lancio l'infoprodotto, te lo dico. Grande, grande, grande. Guarda, non. Accordo con Roberto, abbiamo già partorito tutto, sabato ho girato tutti i video, non facciamo scherzi. Grande, grande, non vediamo l'ora. E hai parlato anche di prodotti che ormai non esistono più, ma accade così, non confondiamo le persone. Accademia del Network Marketing è un programma, è un prodotto che avevo un anno fa, adesso non esiste più, non c'è più niente. Liberati dalle catene è il mio corso dal vivo che ho fatto per 4 edizioni, ha fatto sold out ogni singola volta, più di 3.000 persone sono venute in aula e non esiste più come corso dal vivo perché il mio focus dall'ultimo evento è stato quello proprio di seguire i miei studenti, come insomma state vedendo anche da queste interviste, quindi non posso permettermi di stare in aula e avere tutti ovviamente i pensieri che ne derivano dal fatto di stare in aula e via dicendo, ma ovviamente la gente mi chiede, quindi non posso più venire ai corsi, non posso più guardare niente, no, quello che ho fatto è ovviamente prendere tutto il contenuto che davo all'interno dell'evento di 3 giorni, condensarlo in 4 ore di webinar e ho creato il webinar che però in questo caso do gratuito proprio perché non mi comporta alcun costo, quindi qui in basso vi metto il link, potete iscrivervi al webinar e guardarlo e poi in caso intraprendere la strada che anche Giovanni insomma vi ha consigliato. Quindi che dire Giovanni, io sono contento di averti in Info Marketing X, spero di vederti presto, noi ci sentiamo sul gruppo, A Roma ci vediamo. esatto, noi ci vediamo a Roma perché ecco, apriamo la parentesi, l'unico modo che c'è per vedermi dal vivo e usufruire del corso live dal vivo è in questo caso essere studenti, perché i miei studenti hanno poi la possibilità di vedermi almeno una volta all'anno dal vivo, eccetto ovviamente i mastermind che hanno 5 incontri l'anno con me, via dicendo, ma insomma è un po' prematuro parlare di questo. Quindi ragazzi, che dire, io ringrazio te Giovanni, ringrazio anche chiunque abbia guardato
questo video su YouTube o sul blog o su Facebook oppure abbia ascoltato il podcast l'MP3 e che dire, noi ci vediamo molto presto e in bocca al lupo per tutto. Grazie e crepi il lupo. Forza ragazzi. Grande, ciao ciao! Ciao ciao.